per ascoltare e per vedere. La laguna è un posto complesso, complicato. C'è Venezia, c'è Chioggia, ci sono un'altra serie di insediamenti urbani, c'è un porto, c'è un aeroporto, c'è la zona industriale. Perciò la soluzione del problema delle acque alte non poteva essere vista solo ed esclusivamente nell'ambito del fermare attraverso quattro, chiamiamoli portoni, l'acqua che entrava dalla laguna, ma il progetto è molto più ampio e molto più complicato. È un progetto che prende in considerazione tutto un recupero della laguna, tutta una protezione dei litorali, tutto un rialzamento dei marginamenti, una serie di interventi all'interno localizzati nei centri storici, recuperi morfologici e l'ultimo degli interventi, quello che diciamo deve assicurare Venezia dall'essere allagata dall'acqua alta per maree di una certa dimensione in su, è l'opera alle bocche di porto. Qui siamo alla bocca di porto di Lido, una delle tre. L'area della laguna è un'area enorme, adesso chiedo scusa ai veneziani, a chi conosce di più, do delle informazioni forse che vi annoieranno, ma insomma più o meno, per mettere tutti più o meno con la stessa grado di informazione. Sono 550 km quadrati, un'area molto alta, ampia, 56 km di litorali e il mare entra in laguna attraverso tre bocche di porto, questa ciascuna con una propria uso diverso. Lido direi è quella più vocata al traffico turistico, non solo per le grandi navi ma anche perché entrano le imbarcazioni a vela e così via per entrare nella laguna di Venezia, ma la Mocco è quella con il traffico industriale. Chioggia invece ha una vocazione più peschereccia, credo che sappiate che la flotta peschereccia di Chioggia è la seconda d'Italia, perciò una importante realtà anche economica. La bocca di Lido è la più ampia e la soluzione pertanto proposta per fermare l'acqua è quella di mettere sul fondo dei canali navigabili delle fondazioni in calcestruzzo. Questa parte in grigia che vedete sono dei cassoni costruiti fuori acqua e portati, adesso poi li vedremo lì nel momento in cui vengono poi affondati, sono stati prefabbricati fuori acqua, messi in galleggiamento, portati sulle trincee che erano state scavate sul fondo dei canali navigabili e affondati. La paratoia, quella gialla e quella in ferro, è collegata alla fondazione tramite una cerniera. La cerniera è composta da due elementi, un elemento femmina che è solidarizzato al cassone di calcestruzzo, un elemento maschio che invece permette di collegare direttamente la paratoia con le fondazioni. Queste fondazioni, la paratoia rimane usualmente sul fondo, piena d'acqua, permettendo pertanto il transito delle imbarcazioni, facendo in maniera che non si veda niente, poi lo vedremo perché su questo lato tutte le paratoie sono già state posizionate, perciò vedrete com'è la situazione finale, diciamo. Si può passare sotto il fondo del mare da una parte all'altra del canale navigabile attraverso le gallerie di servizio. Accederemo poi con qualcuno perché gli spazi sono abbastanza limitati. Sono delle gallerie che permettono agli addetti ai lavori di arrivare fin sotto, andare nel punto dove ci sono le ceniere per eventuali manutenzioni o qualsiasi altra lavorazione che debba essere fatta. Come funziona è abbastanza semplice, sappiamo con un certo anticipo, giorni di anticipo, l'arrivo dell'acqua alta. Abbiamo un sistema di previsione che ci permette di migliorare la precisione della misura e della previsione sempre di più. Tre ore prima dell'accadimento dell'acqua alta si dovrebbe dare l'allarme, collegandosi con tutte quante gli enti che sono interessati, capitaneria, porto, tutte le varie organizzazioni, si ha una partenza in via all'operazione, vengono fermate eventualmente le navi, vengono poste in essere tutte le azioni di sicurezza, viene sollevata la paratoia e la differenza di livello
questa è la laguna che rimane al livello che vogliamo noi, e invece il mare può salire quanto vuole. Una delle domande classiche iniziali è: ma come fa una paratoia così relativamente piccola tenere tutto il mare che sta davanti? Non deve tenere tutto il mare che sta davanti, deve solo tenere il peso di questo triangolo d'acqua che sta sopra la paratoia, a cui va sottratto il peso del triangolo d'acqua che sta sotto la paratoia. Perciò è veramente un volume di poca, relativamente poca acqua quella che deve essere sostenuta. Questo è un vantaggio per diverse ragioni, anche perché tutto sommato il dimensionamento dell'opera si può fare più piccolo, perché al contrario di altre, chiamiamole soluzioni, grazie, di altre soluzioni adottate in giro per il mondo, dove invece la paratoia sta lì e si becca tutte le onde, tutti gli sforzi, quelli devono fare delle operazioni molto ma molto più complicate e con dimensionamenti molto più alti. Qui avevamo anche un altro grande problema, lo vedrete poi, che l'indicazione che era stata data ai progettisti era che non si vedesse nulla, che non ci fosse la minima riduzione di scambio mare-laguna di acqua e che non ci fosse nessun disturbo alla navigazione. Pertanto anche le soluzioni che sono state invece fatte in altri paesi, dove invece sono state messe delle pile, dove si vede tutto quanto fuori, erano delle soluzioni che in questo caso non si riusciva a seguire. Qui potete vedere come sono stati costruiti i cassoni, che oggi disgraziatamente non si vedono più, perché sono, noi siamo contenti di questo a dire il vero, però insomma era anche bello poterli mostrare. Sono stati costruiti, queste che vedete qui sono proprio le due gallerie di accesso, che in questo caso sono state chiuse per permettere di mettere in galleggiamento il cassone, cassoni da 22.000 tonnellate, e portarli galleggianti fino al centro della bocca e posizionarli. Questi torrini che vedete sono dei torrini di eventuale emergenza, perché tutta la lavorazione è stata fatta in maniera che non ci fossero persone naturalmente che lavoravano per la sicurezza, ma nel caso ci fosse stato un problema, una via di accesso era obbligatoria e necessaria, e queste erano la maniera per riuscire eventualmente a entrare. Possiamo dire con soddisfazione che sono soldi che abbiamo, fra virgolette, impegnato ma non utilizzato, perché fortunatamente non abbiamo mai avuto un incidente, non abbiamo mai avuto un problema, perciò sicurezze che abbiamo ma che fortunatamente non si sono dovute adoperare. Andando avanti di qua vedete una foto del cassone visto dall'alto. Ciascuno di questi cassoni alloggia tre paratoie, ogni paratoia è larga 20 metri, perciò ciascun cassone è largo 60 metri. Questi sono quegli elementi femmine di cui vi parlavo, infatti ne vedete 6, due cerniere per ogni. Questa è la zona dove andrete più tardi, questa è la parte dell'estrattore dove c'è la parte interna della cerniera, e questa invece, che vi nascondo io, è tutta la galleria, una galleria lunga 420 metri che passa da qua e va dall'altra parte. Questa è la paratoia e questo è l'elemento maschio della paratoia, che resta sempre attaccata alla paratoia, che viene portato via assieme alla paratoia, e una volta ogni 5 anni verrà portato circa, verrà portato in terraferma per la manutenzione, per quello che necessita. Queste paratoie, in questo caso sono 21, sono già tutte sotto, e già nel novembre dell'anno scorso le abbiamo sollevate tutte quante, e adesso stiamo facendo ulteriori prove e ulteriori sperimentazioni. Io potrei parlare ancora molto e non voglio annoiarvi, se invece avete delle domande o delle richieste, l'ingegner Riva e l'ingegner Daniele del Magistrato alle Acque possiamo rispondere a eventuali. Mi chiedevano prima, ma è vero che in Olanda questa tecnologia la usavano? A me non la usa assolutamente, non hanno mai usato. No, anzi, se devo dire, allora, breve storia. Io sono stato capo dell'ufficio studi e sperimentazione di questo progetto dall'83 all'89, che era proprio l'inizio della storia vecchissima, ormai siamo diventati vecchi su sta cosa,
Anzi, quando noi siamo andati in Olanda, perché all'inizio noi abbiamo un'altra cosa che non vi ho detto, di cui siamo molto orgogliosi, è che questo è tutto un progetto Made in Italy. Perciò la parte di progettazione, la parte di realizzazione, tutto quanto, al di là di tutte, le sappiamo tutti, le polemiche, tutto quello che è successo, però è una cosa che tutto sommato rappresenta abbastanza anche la capacità italiana di lavorare. Vi faccio un esempio, quello che noi l'abbiamo chiamata la sfida al centimetro al secondo. Noi l'anno scorso abbiamo messo giù ogni 15 giorni uno di quei cassoni con la precisione del centimetro, perché le tolleranze sulle opere civili erano di un centimetro, e mettendo giù ogni 15 giorni un cassone senza mai sbagliare di un secondo, addirittura in alcune situazioni avendone due su due bocche diverse che andavano giù in contemporanea. Perciò da un punto di vista adesso organizzativo e di lavoro noi siamo abbastanza contenti e orgogliosi di quello che stiamo facendo. Io ci aggiungerei anche mantenendo il porto in attività, perché nel frattempo dovevano passare le navi mercantili, che come sapete hanno degli orari e delle, diciamo, cadenze prefissate, quindi i lavori dovevano andare avanti incrociandosi con tutte le esigenze del porto, che ovviamente, diciamo, per cui rappresentavamo, non dico un fastidio, ma sicuramente una complicazione con le compagnie marittime che gestivano i trasporti delle navi commerciali. Quindi, oltre alla giustamente, diciamo, soddisfazione dal punto di vista tecnico di aver stiamo realizzando, diciamo, un lavoro ad alta tecnologia, diciamo, di eccellenza, tutto italiano, ma c'è anche tutta la complicazione di lavorare in ambito lagunare con un porto in attività, con tutti i pescherecci e, diceva appunto, la flotta dei pescatori di Chioggia, e quindi, insomma, questo anche a livello organizzativo rappresenta un grosso, diciamo, sforzo e un onere aggiuntivo. Certo. Al mondo qualcuno ci ha chiesto di fornirgli questa tecnologia, di poter copiare questo progetto, di poter utilizzare questo know-how? Devo dire che molte delegazioni di altri paesi, da Giacarta, sì, da, allora, dall'Arabia, allora noi siamo Stati in contatto Uniti. In questo momento sia col governo indonesiano, perché a Giacarta loro stanno pensando di organizzare una laguna proprio identica a quella che noi abbiamo già, loro la vogliono ricostruire addirittura con tre entrate come quella della laguna di Venezia, e siamo in contatto proprio in questi giorni, abbiamo della nostra gente giù che sta intrattenendo dei contatti a livello tecnico. Abbiamo dei contatti a livello tecnico con lo US Corps of Engineers degli Stati Uniti d'America. Io e un mio collega facciamo parte di un gruppo di studio dove definiamo le linee guida degli interventi da fare sui litorali del Nord Atlantico americano. Facciamo parte di un network di organizzazioni internazionali, inglesi, russi, americani, olandesi, in cui ci scambiamo le informazioni. Ma io quello che vi devo dire con grande sincerità è: più che vendere queste paratoie, che risolvono un problema molto specifico e molto particolare che era stato posto all'ingegno italiano, io credo che quello che noi che stiamo discutendo e stiamo mostrando è stata la capacità di affrontare un problema così complicato e interdisciplinare e di fare il project management di questo. Questa è la cosa che io credo sinceramente sia più importante, perché vi faccio l'esempio: quando io sono stato da Bloomberg un anno e mezzo fa a raccontargli, perché era interessato di capire com'era il MOSE, no? E noi eravamo tutti contenti di dire che avevamo una paratoia che non si vedeva, che la gente non avrebbe visto niente. Ma gli americani hanno detto: ma mio, che me frega, io voglio fare un'autostrada invece, perché voglio che la gente ci vada. Perciò non è tanto la paratoia in sé che risolve un problema in una certa maniera, ma è la capacità di aver affrontato un problema così difficile e multidisciplinare, affrontato da diversi punti di vista. Addirittura quello su cui noi ci troviamo a confrontarci di più è la parte ambientale, tutta la ricostruzione morfologica, tutto lo studio che è stato fatto sui sedimenti, tutti gli interventi sui litorali che si sono rivelati essere un successo molto importante, sono tutte cose che noi stiamo discutendo con l'estero, e perciò è più la dimensione più ampia del progetto, non la cerniera in sé piuttosto che un'altra cosa, ma la maniera di affrontare.
Devo dirvi un'altra cosa. Ti posso dire una cosa poi sul, sì, sul fatto del discorso, riprendendo la tua domanda. Quando siamo stati a New Orleans abbiamo visto le loro opere susseguenti, diciamo, al catastro che c'è stata. Ci hanno fatto i complimenti per cui abbiamo salvaguardato e mantenuto l'ambiente. Cioè loro, non so se è a conoscenza, insomma, hanno costruito dei muri alti 5 metri, lunghi chilometri. Questa è la differenza tra noi e loro in questo caso, che noi siamo riusciti a mantenere, a ricostruire l'ambiente dove abbiamo toccato, come se nulla fosse stato, e abbiamo un'opera che funziona, è molto funzionale anche nei tempi rispetto a quelle loro, perché noi abbiamo ricostruito un ambiente, come diceva l'ingegner Redi, tutta la laguna è stata in qualche modo tenuta sotto controllo, quindi è stato anche un momento di rinascita della laguna. Infatti, la qualità dell'acqua in tantissime zone è migliorata, da questo punto di vista, per via di cambio di biotopi c'è stato un aumento assolutamente di forme di vita, perciò da questo punto di vista c'è un miglioramento in laguna. Diciamo che l'Europa ci ha anche chiesto, e noi stiamo realizzando, portiamo avanti da 2003, un monitoraggio ambientale anche degli effetti del prodotto dal cantiere, quindi oltre produzione di rumori, di polveri sottili, di vari tipi di minerali o di rilascio di sedimenti, zinco nell'acqua per l'emissione delle paratoie si può andare a disperdere. Quindi c'è tutto un piano di monitoraggio che viene costantemente, lo sarà anche dopo, che tiene sotto controllo, diciamo, attenzionato ogni livello della flora, della fauna, della qualità dell'aria, dei sedimenti. Sì, se stati molto attenti, l'anno scorso sono tornati 2000 fenicotteri. Siamo stati molto attenti nella ricerca del non toccare l'ambiente. Tanto è vero che noi in un periodo dell'anno, all'inizio della costruzione, non potevamo lavorare la mattina perché c'era la riproduzione di alcuni tipi di volatili. Per cui si è anche tenuto conto di questo, e nonostante questo abbiamo mantenuto i tempi, anzi, insomma, stiamo più che avanzati come programma di lavoro. Io voglio fare quali opere vi mancano da realizzare? Da realizzare mancano da posizionare le paratoie delle altre tre. Delle tre bocche. Posizionate, diciamo, solo sulla bocca del su questa bocca qui, questa bocca che voi vedete adesso. Intera, a terra ci sono, sott'acqua ci sono tutti i cassoni. I cassoni, una cosa importante da dire è che, per darvi un ordine di grandezza di quanto sono grandi, il peso l'ha detto l'ingegner Redi, ma la grandezza è un po' come il parcheggio di Piazzale Roma che voi vedete quando arrivate a Venezia, per cui è un fabbricato che è enorme. Ognuno di quelli era in galleggiamento, portato in galleggiamento in mare ed affondato. Sì. Questa è la foto era una cosa. Scusa, di recente sono apparsi degli articoli con delle immagini che hanno mostrato delle voragini di 50 metri che si sono costituiti al di sotto. C'è un unico punto che era già in qualche modo profondo. Noi stiamo in questo momento monitorando tutte queste varie situazioni, però non c'è stato nulla che si sia compromesso rispetto a prima. Cioè, anzi, quindi questa non è una novità. No, non è una novità, cioè, non era già, una cosa preesistente. Anzi, ripeto, l'ambiente è stato salvaguardato. Abbiamo dato un momento di fermo a un degrado che c'era nel tempo e l'abbiamo in qualche modo ricostruito. Questa si chiama Isola del Pacampe, e qui c'è un'area diciamo, in cui che emerge con fondale emerge quasi, dove vengono la domenica i veneziani, è rimasta assolutamente inalterata, cioè non si è creato nessun abbassamento o sconvolgimento. Perché noi abbiamo visto. Ho bisogno di fare tre domande, cosa anche l'ingegnere che mi serve a criticare. Tre domande. Le barene artificiali. Faccio tre domande che sono, credo, forse. La manutenzione, ok? Cosa avete previsto, cosa c'è in programma, qual è la situazione? E in particolare, visto che mi diceva che le cerniere ogni 5 anni andrebbero messe... No, le paratoie. Le paratoie, l'intera paratoia. E come funziona il processo? Cioè, la paratoia la togli, la sposti, e in quel periodo cosa succede? Ecco, questo è. La seconda domanda è quanto ha influito nell'ambito dei lavori, quindi nella realizzazione, tutto quello che lei, diciamo, dalla sua parte ha definito polemiche, non le chiamiamo arresti, quello che c'è stato, però ecco, hanno proprio una sono delle situazioni abbastanza pesanti, quindi tutti i fenomeni corruttivi che sono stati
evidenziati e sono ancora in corso di indagine, che come hanno influito, come hanno modificato il corso dei lavori e se in qualche modo c'è stata una ripercussione. E per ultima, funziona? Funzionerà? Questa cosa perché... Posso intromettermi? No. Solo una... Sì. No, siccome dovete partire alle 5 dobbiamo andare in galleria. Okay. Massimo 7 minuti, 10 minuti dobbiamo andare. Aggiungevo solo una domanda. No, potenzialmente che delta si può ottenere? Allora, per affrontare si 3 metri al massimo. Si difende fino a 3 metri sul livello medio mare. C'è da dire che la marea più grande che sia mai stata registrata, quella famosa del 66, è 1,94 m. Perciò abbiamo un bel franco. Addirittura la stessa progettazione è stata valutata nell'ambito di pensare che nei prossimi 100 anni il livello del mare cresca di 60 centimetri. La prima rispondo io, magari alla seconda tecnica, quella della manutenzione, che sicuramente è quella più, diciamo, che ancora non è stata, diciamo, presa in considerazione e valutata in tutti i suoi aspetti. Però diciamo c'è un margine di tempo, nel senso che dal momento in cui finiranno i lavori, attualmente la data prevista è di giugno 2018, partirà un periodo di avviamento che per convenzione spetta comunque al concessionario, nel senso che finita l'opera il concessionario deve garantire il funzionamento, quindi senza costi aggiuntivi, pagando solo il costo dell'energia elettrica, delle spese vive, diciamo, dovrà consentire all'opera di funzionare, far funzionare tutti i protocolli di intesa con le varie istituzioni, eccetera, eccetera. E quindi questo periodo di avviamento è tale che sarà il vero e proprio rodaggio di tutta quanta la macchina, e questo spetta a loro perché ovviamente hanno il know-how, hanno la l'esperienza, avendolo costruita, per metterla in funzione. In questi 3 anni verranno valutati appieno quelli che sono i costi di gestione, vedendo anche dal vivo quelle che sono le implicazioni, le connotazioni sul piano procedurale, sul piano appunto della spesa, eccetera, eccetera. E nel frattempo verrà avviato un bando europeo esterno in cui verrà data in concessione, in gestione, la gestione vera e propria a un ente che ancora non sappiamo bene se sarà tutto pubblico, metà pubblico, metà privato, se sarà una società di scopo. Quindi sarà il concessionario di fatto però a determinare nei primi 3 anni, sì, a determinare, a valorizzare anche i costi di gestione, cioè com'è, perché anche questo passaggio non è da poco, cioè chi non è stato ancora previsto probabilmente, cioè chi dovrà valorizzare nel vero senso della parola e valutare questi costi di gestione. Noi abbiamo una serie di studi già fatti, approvati, che prevedono per esempio il protocollo, che ne so, col porto, con l'autorità portuale, come si dovrà svolgere, con la sicurezza, con il comune, c'è tutta una serie di studi che ovviamente per ora stanno sulla carta, ma che poi devono essere messi in funzione e andare a integrare e a far funzionare questa macchina, che arriva al famoso momento in cui c'è uno che preme il pulsante rosso e preparatori si alzano. Forse no, il punto è molto chiaro. Anche l'avviamento viene fatto con progetti che vengono presentati, approvati, con costi e approvati. Quindi lo Stato è sempre padrone del discorso. Non so se è chiaro. Quello che diceva lei di valorizzare, verrà valorizzato in comune, ma poi è sempre lo Stato che in qualche modo... Non c'è dubbio, non possiamo Quello che è certo è che è una fase in cui il concessionario svolge solo il ruolo di garantire il funzionamento dell'opera, ma non è che ha un guadagno ulteriore, non è che continua, cioè le imprese saranno fuori, il concessionario dovrà mettere in modo a questa macchina di partire, di camminare, per l'appunto, con tutto quello che può essere un'opera sperimentale. Noi faremo questo bando, diciamo, esterno, ma lì poi diventa una decisione politica, ripeto, la società è tutta pubblica come avviene per esempio in Olanda, è tutta privata magari come può avvenire, oppure mista, oppure, però questo è un discorso ancora, che è ancora tutto. La parte tecnica delle paratoie, solo una domanda veloce, eventuali problemi dopo i 3 anni, chi risponde? La postuma. Ne lo spiego, cioè, intanto c'è un sistema di assicurazione che è molto simile a quello delle dighe, cioè lei sa che uno dei grandi problemi cambiare costrutture delle dighe era proprio quello che nessuno può garantiva se non c'era un'unicità di costruzione. L'ho visto perché per molti anni ho fatto l'avvocato addetto al magistrato del Po. Questo, ma là ci sono forme di assicurazione che vanno fatte, che le imprese devono fare nel modo in cui continuano sui lavori, e quindi dobbiamo valutare la congruità, le assicurazioni, se sono buone. Il codice civile in ogni caso prevede anche queste cose. Ma c'è un livello minimo?
di alta marea in cui si alzano le paratie? No, le paratoie si possono alzare a qualsiasi livello. Questa è una bella domanda. No, le paratoie si possono alzare a qualsiasi livello. Cioè, allora, quello che vorrei sottolineare è uno strumento molto flessibile. Lo posso alzare quando voglio e non ho nessun problema. La decisione è, oggi è una decisione tecnico-politica di dire non voglio alzare troppe volte le paratoie e chiudere perché potrei disturbare da una parte il porto e da una parte l'ecosistema. Perciò l'indicazione, chiamiamola tecnico-politica, che è stata chiudete a 1,10 m, cioè dovete garantire il 1,10 m a Venezia. Ma le paratoie potrebbero alzarsi a 80 senza nessun problema e funzionerebbero lo stesso. Però al momento è 110. È un compromesso diciamo, tra i disagi che si creano alzando le paratoie e diciamo, il disagio che si crea invece in città se entra l'acqua, sì, se si allaga la laguna. Le sponde sono state alzate a 1,10. L'acqua comincia ad entrare su alcuni punti a 90, 95, 100. Diciamo che quasi tutti i negozi hanno il gradino. Diciamo che 110 attualmente è il livello che politicamente si reputa come il compromesso giusto per poter. Però può essere modificato in qualunque modo. Però comunque perché tutte le sponde sono state alzate a 1,10. Si cominciano alcune rive. Per cui arriviamo a 1,10 non succede molto poco. In Piazza San Marco, per intenderci, anche a 110 è un altro problema. È un altro problema per Piazza San Marco. Però tutte quante le sponde sono state alzate a 1,10, per cui diciamo è stato regolato l'altezza minima proprio con questo livello di sicurezza di tutta Venezia, cioè a San Marco non l'acqua non domanda, arriva dalle sponde ma viene da sotto e da sotto. Si sta anche su questo attivando un processo progettuale per chiudere, tappare gli scarichi, fare in modo che l'acqua non rigurgiti dalle linee di computer. Per intenderci, adesso che c'è questa linea di 110, una volta che si alza l'alta marea a 110 si alzano anche queste paratoie, però San Marco in un qualche modo ci sarebbe lo stesso l'acqua, per intenderci. Ci sarebbe fino a un certo livello, sì, sarebbero 15 centimetri d'acqua. Sarebbero comunque in su, insomma, sì, 80 esattamente. E va il cronao dietro della basilica, 82-83. C'è qualche problema l'attuale previsione di adoperare queste misure è molto, come dire, garantista. Oggi come oggi si pensa solamente a chiuderle tutte e quattro e fermare l'acqua. La flessibilità di questa struttura potrebbe anche essere quella di cominciare a chiudere prima la bocca di Lido e chiudere poi invece in tempi successivi Maramocco e Chioggia, che sono le acque più lontane, perché queste sono le acque che prima arrivano in città. Già facendo questo e chiudendo prima la bocca di Lido, noi siamo in grado di tagliare 10-12 cm da tutte quante le maree. Perciò per quei centimetri che vanno da 80 a 92, chiudendo molte più volte durante l'anno la bocca solo di Lido, ma lasciando libera la bocca di Maramocco, perciò gli scambi, siamo già in grado di gestire il livello della laguna. Ma queste sono tutte cose che arriveranno, che saranno da testare, perché il progetto invece prevedeva la chiusura di tutto quanto e basta. Però la flessibilità dello strumento, secondo me, in fase di gestione, ci permetterà di avere maggiore dimestichezza con le nostre possibilità e gestire anche in maniera diversificata i livelli d'acqua. Questo no, se volevo solo aggiungere questo, e chiudendo solo questa bocca non creiamo problemi neanche al traffico navale, perché la quarta c'è da novembre ad aprile, no, mediamente, cioè durante i mesi da maggio, a parte casi eccezionali, da maggio a settembre, dove l'acqua alta non c'è. Le grandi navi arrivano proprio da maggio a ottobre, le navi parliamo di quelle passeggeri. Ma non apriamo troppe portoni. Voglio dire, per quella problematica che dicevamo prima di interferenza con le grandi navi, di navi passeggeri, noi chiudendo solo questa bocca, ottenendo quindi questi benefici già di riduzione, eccetera, eccetera, non abbiamo nessun problema con l'autorità portuale, con il traffico mercantile, con i pescatori, eccetera, perché questa è una bocca dove che è interessata solo dal traffico, c'è una vocazione solo traffico passeggeri, grandi navi ne parliamo. Chiedevo prima della conca, lui mi diceva che viene utilizzata come fosse un canale. È stata utilizzata in prospettiva dovrà essere utilizzata come una conca di navigazione, ovvero come avviene sui fiumi, solo per il periodo in cui è alzato il Mose. Dovete sistemarla ancora o va bene adesso così com'è? Quali conca parliamo? Che ci sono tre.
Malamocco. La più grande. No, Malamocco è quella che ha un po' più problemi, ma ci stiamo, la stiamo testando, e perché è quella dove passano le navi mercantili, anche fino a 285 metri, ed è quella quindi che ha più problemi. E quindi per ora ancora non è possibile, se il Mose fosse in funzione, non potrebbero stiamo passare. Facendo i collaudi, stiamo facendo i collaudi, e se arriverà al punto, è stata progettata per navi di 285 metri, quindi testare una conca significa testarla in condizioni con vento di libeccio, con vento di bora, con corrente da 10, 15, 20 nodi, cioè ci vogliono tutta una serie di situazioni particolari, per cui prima di arrivare a dire ok, funziona, è collaudabile a tutti gli effetti, bisogna avere una serie di collaudate. Ok, facciamo, cioè, facciamo una cosa che ci interessa anche la risposta su come hanno influito le indagini, tutti i problemi a voi. Posso rispondere il commissario? Che me lo carico da me? Sì. Allora, molto semplice. L'idea è il prefetto di Roma e su proposta d'accordo con l'anticorruzione è stato quello di blindare il rapporto consorzio Venezia Nuova con l'amministrazione, con l'amministrazione esistente, quindi con il provveditorato. Cioè l'idea è che quindi così enfatizzando la figura di cosiddetto soggetto, quella figura europea che non è l'amministrazione, il soggetto di diritto pubblico che opera comunque, perché usa soldi pubblici, quindi deve usare le procedure, deve usare le correttezze, deve capire. Quindi noi siamo qua per fare i lavori, presto possibile, a farli nel rispetto assoluto di tutte le prassi, e quindi stiamo mettendo mano in un sistema che trova le sue radici 40 anni fa, al quale tutte le imprese erano abituate, ma devo dire che stanno seguendo anche con qualche sacrificio. Lei percepisce un cambiamento di... Cambiano, vedo. Non è che se poco avanti così, io le regole le ho rispettate per forza. Basta applicare le su questo regole. Non, su questo non ancora siamo d'accordo, basta applicare le regole. Su questo proprio non si discute. No, questa è la differenza. Siamo tutte prima. Poi nuove, la gradualità. Sì. Nuove rispetto a... quello che mi manca, forse io non sono un talebano, però voglio dire, regole sono regole. Non si discute. Punto. Poi è chiaro, ci sarà una gradualità, siamo abituati a fare un passo a destra, no, se devi fare un passo a sinistra, devi fare un passo a sinistra, lo farai piccolo le prime volte, poi lo farai un po' più grosso. Cioè, questa è la parte più difficile, perché è un mondo che da 40 anni ragiona in questo modo e che ha creato le basi. Attenzione che i magistrati sono stati bravissimi, ma hanno fatto quello che potevano, intercettazioni, passaggi di denaro, è stato quello. Capire come si produceva questo denaro, non ci sono arrivati. Avranno intuito, qualcuno scrive sui libri, qualcuno scrive ancora, e quindi noi dobbiamo chiudere i rubinetti. Non è un lavoro facile, perché le abitudini, non è l'abitudine, è proprio il mondo che... Come diceva prima, voi siete tre commissari, siete stati incaricati, e in questo caso rispetto alle solite, come i soliti commissariamenti in cui viene commissariato un ramo d'azienda, in questo caso solo però, che in questo caso tutta è tutta concessione, tutta l'opera, perché no, è una concessione. Perché tutte le opere fatte qui reggono su un solo atto, quindi quell'atto ha creato problemi e noi abbiamo commissariato tutto. Quindi è atipica completamente, un commissario di un appalto finisce l'appalto, ha finito, e se no noi abbiamo un mare di roba. La domanda poi era quella se funzionerà questo. Allora, perché su questo, visto attenzione, l'investimento non in termini solo economici, ma l'investimento 40 anni. No, 40 anni, cioè, posso dire una cosa di vita, cioè, dunque, a livello di se funzionerà, noi quando abbiamo alzato completamente questa barriera, questa lido dei rapporti, abbiamo verificato che l'acqua dietro aveva un abbassamento, quindi tutto fa pensare, proprio per essere a livello di, poi le nostre convinzioni sono una cosa, no? Però ecco, questo è un dato certo che esiste, che si è abbassato di 20-25 centimetri. Attenzione, già solo con questi, voglio dire, poi dopo funzionamento. La vede a Venezia sarà senz'altro di meno, però è una prova. Ci danno tre anni, stiamo là a provare, quindi voglio dire, non è che questo è saggio. Quindi il sistema c'è. Ipotetica solo. Erano previste delle opere di compensazione per i residenti di Punta Sabbioni? Sui danni che sono state fatte, se ne è occupato il consorzio.
comunque il livello del mare. Le tavole di forma sono uguali.